Beghelli, direttore marketing della Beghelli, ovviamente parliamo di Archieco. Buongiorno Luca. Allora, buongiorno, buongiorno a lei. In, ci introduca a questo argomento. Sì, Archieco è un progetto, che, una famiglia di prodotto che abbiamo lanciato da, da poco e ha come caratteristica quella di essere prodotta con materiali particolari, eh, tra cui anche il PH, che è un materiale di origine organica, quindi assolutamente riciclabile. Tutti i materiali di, della linea Archieco, appunto, come dicevo, sono riciclabili. E, eh, tutta la linea ha un trattamento superficiale particolare eh, che permette al, eh, all'installatore o al, eh, dopo l'installazione eh, di essere verniciato, quindi di adattarsi perfettamente a quelli che sono gli ambienti in cui i prodotti vengono installati. Bene. Vedo che c'è di tutto. Sì, abbiamo, abbiamo diversi prodotti, tra cui insomma prodotti più classici di emergenza come, come questo, a prodotti un po' più particolari come questo che si chiama DOT, che è sì un prodotto di emergenza, però come vede è molto piccolino e anche questo ha la la peculiarità di poter essere appunto installato e verniciato e quindi non diciamo sparire all'interno dell'ambiente dell ecco mi piace molto anche questa vostra dimostrazione questa, ecco però eh, com'è che vi siete addentrati anche in questo campo che dà anche all'occhio una sua parte insomma? beh noi come, diciamo, come azienda siamo sempre stati molto attenti al design sì, quindi già certo. anche dagli inizi abbiamo sempre avuto un po' questa propensione anche al, a fare prodotti comunque anche belli perché, perché alla fine costano come i prodotti brutti no? alla fine il, certo. Quindi ci siamo dall'inizio sempre avvalsi di un architetto che collabora con noi da, da tanti anni, eh, che è lo studio Bollani, e eh, che ci ha appunto studiato tutti, tutti i prodotti e mh, questa nuova linea appunto come dicevo prima ha qualche caratteristica in più rispetto alle classiche linee di design poter essere appunto verniciata piuttosto che uh -huh. ecco, costruita di mancare le Questo è un punto di, di partenza, punto di arrivo, Questo per è punto, strategie, strategie, partenza. Punti, per, ecco, per, punto di partenza. Allora, dove, per andare dove? per andare appunto sempre su prodotti con, eh, anche in questo caso con una forte attenzione all'ambiente. Noi siamo molto attenti anche all'ambiente, quindi fare prodotti che, mh, costruiti con materiali particolari che ti permettono comunque di essere riciclati piuttosto che come si è prima il PH che è un materiale assolutamente biodegradabile, questo insomma crediamo sia un, un buon punto di partenza. Ecco, questo. generalmente uno pensa alla Pegeli come un'azienda una prova che spero di una fenerezione nazional popolare. Mm. Ecco, in questo caso, addentrandoci in questo argomento, si va un po' più sof sofisticato? Sono prodotti che hanno appunto caratteristiche un po' particolari, quindi con, uh, che, che si rivolgono più che altro al, uh, all'architetto. Sì. Quindi a figure eh, diverse rispetto a, a, a figure come l'installatore. Alle quali noi ci rivolgiamo con prodotti un po' certo, più classici, diciamo. Certo, certo. Quindi una nuova attenzione, anche la Una nuova azienda. attenzione, sì. Adesso gli attenzione. architetti, il light design che poi va, esatto. va molto di moda. In futuro, dove andrete a finire? Con cioè, visto che è un punto di partenza. Cosa possiamo anticipare su quali saranno le prossime tappe di questa eh, idea? Beh, sicuramente questa è una linea che avrà un'evoluzione, entreranno all'interno della linea anche altri prodotti e probabilmente qualcosa anche sull'illuminazione. Questo stiamo, ci stiamo lavorando. Ora con Luca Beghelli parliamo di Domotica, perché Beghelli è anche Domotica. Questo è il nostro, il nostro brain. Brain, eh, cervello. brain, cervello. sì. Cervello. Noi l'abbiamo chiamato brain, la placca ha messo il cervello, perché abbiamo eh, messo all'interno del, delle classiche placche che vengono messe attorno agli sì. interruttori molta intelligenza. All'interno della placca abbiamo sensore di temperatura, sensore di umidità, sensore di presenza. Eh, abbiamo tutta una serie di led che ci permette di colorare la placca a seconda di quelle che sono le esigenze del cliente e attraverso la placca e degli attuatori possiamo fare delle cose all'interno della casa quindi accendere e spegnere riscaldamento eh, regolare la temperatura degli ambienti eh, addirittura eh, vedere la presenza delle persone c'è cioè all'interno della placca appunto come dicevo avendo sensore di presenza la posso utilizzare anche come sistema di intrusione Posso insomma, fare diverse, diverse cose. Il sistema è composto da diversi componenti, la placca classica a tre frutti, la placca a quattro frutti, per quelli che hanno appunto, i, i quattro frutti all'interno dell'abitazione, le centrali, questa è una centrale ad esempio antintrusione che ci permette appunto, di rendere l'abitazione eh, protetta da furti, eccetera, e tutta una serie di sensori che si vanno ad aggiungere, ad aggiungere al sistema. E il tutto lo posso o comandare in locale attraverso dei semplici telecomandi, classico quindi i sì. classi di telecomandi accensione, spegnimento, piuttosto che servizio notte per quanto riguarda l'antintrusione, non poteva mancare il telecomando SOS che fa parte un po' del nostro, del nostro DNA, oppure attraverso un'applicazione uh -huh. dove appunto come si diceva prima, attraverso l'applicazione io posso regolare le luci, quindi cambiare il colore delle placche. Eh, accendere e spegnere la parte diciamo sicurezza, regolare il clima e verificare anche quelli che sono i consumi. Eh, perché altri sensori che sono presenti nel sistema sono ad esempio i sensori che vengono montati all'interno dei quadri elettrici che mi permettono di capire quello che sto consumando e eh, quello che sto risparmiando rispetto a un sistema diciamo classico. Okay, quindi col DNA Beghelli avete deciso di cavalcare a modo vostro la domotica esatto, esattamente, esattamente. Come Piace, eh, bene, è un, progetto, è un progetto nuovo, è un progetto che richiede del tempo per, eh, perché insomma venga diciamo, eh, conosciuto dal, dagli installatori perché noi comunque ci rivolgiamo sempre all'installatore eh, è un progetto che sta iniziando a dare soddisfazione adesso quindi noi abbiamo tutta una serie di installatori che ci hanno creduto che stanno facendo anche impianti importanti perché chi crede al progetto e chi lo va a presentare al cliente il cliente quando vede una cosa di questo tipo eh, rimane affascinato, eh sì. quindi eh, solitamente l'installatore riesce a fare, a fare gli impianti, eh, però come dicevo ci vuole un po' di tempo perché comunque sono prodotti nuovi, prodotti che non, non fanno parte dell'immaginario delle persone, quindi hanno bisogno di un pochino di tempo per essere Perfetto. conosciuti. E infine, Luca Beghelli, parliamo delle nube che noi giovani diciamo cloud, però Beghelli lo declina come nube. Allora, sì, di noi, che cosa stiamo parlando? Sì, noi l'abbiamo chiamata nube perché è un acronimo di nuvola Beghelli, quindi nube ci ah. eh, sembrava indicato com come, in come nome. Esatto, sì, nube è il, diciamo che è il sistema di controllo di tutti gli impianti di illuminazione e illuminazione di emergenza Beghelli attraverso il cloud. Eh, quindi, attraverso una piattaforma cloud di nostra proprietà, l'utilizzatore finale e l'installatore hanno la possibilità di poter verificare gli impianti di illuminazione e di illuminazione d'emergenza dal punto di vista funzionale. Quindi, se l'impianto ha dei problemi, piuttosto che identificarsi. Spieghiamola no. meglio perché è molto interessante questa cosa. Eh, voi siete il Grande Fratello. Che sorveglia che i vostri prodotti funzionino bene. I prodotti, sì. Che i prodotti Ma non solo noi, anche sì. l'utente, anche, anche sì. il cliente finale può verificare che il suo impianto funzioni bene e lui ha la possibilità di eh, decidere se vuole che siamo noi a controllarli oppure se non eh, vuole farlo direttamente lui. Quindi oh. attraverso dei permessi. Eh, All'interno della piattaforma può definire quindi cosa. Ma che cosa succede tecnicamente? Te... La signora Maria c'è una cosa che non. Ci no. qui parliamo di prodotti da installazione, quindi sì. illuminazione e illuminazione emergenza. Sì, quindi sì. E quindi che succede per tecnicamente quando c'è qualche anomalia? Che vengono queste anomalie vengono comunicate attraverso questa piattaforma all'utente finale e all'installatore. Sì. Quindi l'installatore sa che ci sono o ci possono essere dei problemi agli impianti perché comunque il nostro sistema è in grado attraverso, dei sensori, di, di, attraverso sensori montati sui prodotti di eh, fare quella che viene chiamata manutenzione preditiva. Quindi il sistema sa eh, se, dovesse succedere, se succede qualcosa al, all'impianto prima che questo accada. Certo, ma anche ad esempio un esaurimento di batterie? Anche l'esaurimento delle batterie, sì, perché comunque il sistema fa delle verifiche periodiche sulle batterie e riesce a definire eh, quando potrebbe esserci il problema. Quindi voi non ricevete messaggi? Noi riceviamo messaggi se il cliente ce lo permette, sì. altrimenti li riceve direttamente il cliente o l'installatore. Se messaggi. li ricevete voi cosa succede? Se li riceviamo noi attiviamo l'assistenza. Quindi, quindi il cliente finale fine. può attraverso, attraverso l'azienda fare dei contratti particolari. Che comprendono anche l'assistenza. Noi naturalmente abbiamo dei contratti con gli installatori, quindi noi ti diamo l'installatore, non andiamo sì. noi direttamente certo. a fare questa cosa. Certo. E cerchiamo di chiudere il cerchio e di mantenere gli impianti dei clienti sempre efficienti. Mm. Che questa sto dando questa stoccando? È un sistema che abbiamo presentato un paio di mesi fa. C'è grandissimo interesse da parte dei progettisti, perché comunque questi sono prodotti che vanno che passano soprattutto attraverso la progettazione, perché sono prodotti particolari, non sono. Prodotti semplici da installazione, quindi vanno spiegati e stiamo ricevendo un importante consenso da parte loro. Anche perché sempre più si parla di servizio sì. oltre che di prodotto. Beghelli prodotto, era prodotto essenzialmente. Beghelli era prodotto, solo. però noi abbiamo sempre puntato moltissimo anche sul servizio. Noi abbiamo una società del gruppo che si chiama appunto Beghelli Servizi che ha questa, questo compito, no? di, quello di attaccare i prodotti Beghelli, i vari servizi da proporre poi al cliente finale. Ecco, qual è il prossimo step di questa vicenda nube? È quello di aggiungere ulteriori servizi, magari innovativi. Per cui, appunto, come dicevo, la manutenzione predittiva che non è che fanno, che fanno tutti, perché comunque dietro ci sono dei, degli algoritmi importanti che, che permettono questa cosa. Quindi. Come il contachilometro della mia macchina che mi avverte che devo portarla in manutenzione. Esattamente, eh, esattamente. più succede. o meno questa è la logica. Sì. Detta male, io detta no, male, No, no, breve, però. Così. Molto meglio, non, non smetterei mai di pensarne una, una nuova. Insomma. Ci proviamo, <ride> <ride> ci proviamo.